su consiglio di un pastificio, in realtà, alcuni anni fa, mi diede questa dritta. Dice: non metterlo assolutamente in acqua in ebollizione, ma trattalo semplicemente con acqua calda o comunque un liquido caldo. In questo caso ho utilizzato il brodo, mettendolo semplicemente al bagno per 10 minuti. Effettivamente, se qualche volta avete la possibilità, magari, o se vi piace il corso, fatelo questa prova. Semplicemente coprendolo con del brodo bollente, lasciandolo per 10-15 minuti, tutto lì, si reidrata, resta abbastanza consistente, quindi non si spappola, e l'utilizzo che ne possiamo fare a quel punto diventa veramente diversificato e vario. Ok, allora, questo io l'ho leggermente condito, però adesso lo devo riprendere un pochettino, quindi le aggiungerò un po' di sale. E ovviamente quello che non manca mai è l'olio extravergine d'oliva. Io qui sto utilizzando anche questo, un olio, come diceva Ada prima, in qualche modo a chilometro zero, metro zero, non so più cosa dire. Ma questo è un olio che viene prodotto a Palmarigi da un mio amico, da un